Buongiorno. Sì, la location è strana. Sì, sarà un video uncut. Sì, non ci sarà la musica. Non mi piacciono molto questi video da portare sul canale, ma vanno fatte delle eccezioni. E questa di questa notte, di questa mattina italiana è assolutamente un'eccezione che conferma la regola e che mi spinge a portare questo video. Sto per andare al mare, sono in costume, ma Kawhi Leonard è un nuovo giocatore dei Los Angeles Clippers. E tu dici, vabbè, potevo aspettarmelo, peccato, non è andato ai Lakers, ci può stare. Ah sì, solo che hanno preso anche Paul George. Così, così, non sapevano che fare, hanno preso Paul George. Allora, io innanzitutto voglio un mi piace per la puntualità e secondo per il fatto di registrare al mare e caricarvelo così, anche proprio uncut, 10 minuti di chiacchierata e via. Quindi bombardatemi di mi piace questo video per cortesia. Poi magari se capita ne rifaremo un altro con Furia Trevor per sapere i loro pareri, ma questo è un altro discorso. Andiamo al succo della questione, dopo parliamo di tutte le conseguenze di queste firme. Kawhi Leonard, a quanto pare, meeting con i Los Angeles Clippers e dice: io vengo a giocare qui solo e unicamente se mi prendete una seconda star. Ed è per questo che ha aspettato a firmare, a dichiarare la sua intenzione di andare ai Clippers, perché stava aspettando che il front office dei Clippers trovasse l'incastro di scelte, giocatori, cazzi e mazzi, per prendere una superstar. E il nome di questa superstar è forse quello meno aspettato di tutti, ovvero Paul George. Non perché sia scarso, ma perché non ci si aspettava che andasse via da Oklahoma City. Certo, abbiamo già visto come il duo Paul George-Russell Westbrook funziona sì, ma in realtà no. Quindi posso anche capire il perché, ma non mi aspettavo che venisse scambiato. Non è ancora stato specificato se Paul George fosse a conoscenza, fosse d'accordo, fosse lui stesso a dire voglio andare via, non si sa. Fatto sta che Kawhi Leonard e Paul George sono dei nuovi giocatori dei Los Angeles Clippers e quindi due che avevano praticamente dichiarato di voler andare ai Lakers, più Paul George che Kawhi Leonard, sono finiti tutti e due ai Clippers. Dai. Bene, però wow, che figata, che notizia incredibile. Siamo tornati all'NBA dei primi anni 2000 in cui non esistevano, diciamo, dopo i Lakers, ecco, di Shaq e Kobe, non esistevano questi super mega iper team, o magari fine anni 90, proprio così, con magari il duo Duncan Robinson, magari insomma, vabbè, ecco, adesso non mettiamoci qua a cercare anno per anno le statistiche. Comunque, siamo tornati a quell'NBA in cui non c'è la squadra Golden State Warriors, la squadra che ne so, che domina incontrastata la Lega, si sa già chi vince all'inizio anno. Siamo tornati a tante squadre interessanti con una, due stelle, un giocatore, una stella, un giocatore in rampa di lancio. Parlo dei Nets, dei Lakers, dei Clippers, dei Mavericks, dei Suns anche volendo, magari anche Minnesota, ma che in realtà no, cioè veramente tantissime squadre, dei Bucks, bla bla bla. Adesso Toronto purtroppo ha perso un pezzo, ma insomma, siamo tornati un po', mi piace, quell'equilibrio che voglio vedere chi mi dice nei commenti: oh, secondo me vince facile quest'anno Phoenix il titolo, dico a caso. Voglio vedere perché sinceramente ci sono così tante incertezze quest'anno che sarà veramente, veramente divertente. L'anno scorso doveva essere noioso, poi alla fine abbiamo visto tutt'altro, come sempre. Quindi, minchia, cioè, che figata, sono contento. Chiaramente io da tifoso Lakers avrei preferito fosse venuto a Los Angeles, però non ci speravo più di tanto. L'avevo già detto che secondo me andava ai Clippers e così è stato. Poi chiaramente Paul George non me lo sarei mai aspettato. Si tratta di una trade per Gallinari, Alexander, Gius Alexander, lì come cazzo si chiama quell'uomo poraccio, e quattro prime scelte al draft, non ho capito di che anni, penso dal prossimo ai 4 anni, quindi i Clippers non scelgono mai, si sono ipotecati il loro futuro, però si portano a casa probabilmente le due superstar più ambolati del campo, ecco, adesso non mi viene la parola giusta, ma quelli che influenzano la squadra sia da un lato che dall'altro. Il Defensive Player of the Year dell'anno scorso, perdonatemi, ma lo è Paul George, e più quello che dovrebbe vincere il Defensive Player of the Year ogni cazzo di anno da quando è nella Lega. Forse magari il primo anno no, tutti gli altri avrebbero dovuto vincerlo sempre, sempre Kawhi Leonard.
con Patrick Beverly, con Lou Williams, con Montrezl Harrell, con non lo so chi c'è ancora, se hanno firmato qualcuno, cioè con Harkless, che è una buona ala piccola di riserva. Porca vacca, Larry Shemet, se l'hanno tenuto dovrebbero averlo tenuto. Wow, cioè, nel senso, l'anno scorso Leonard ricordo che ha vinto l'NBA praticamente da solo, quindi dico, minchia, se ci metti vicino anche Paul George, che facciamo il paragone con l'anno scorso, ok che Beverly magari è un po' più scarso tecnicamente come talento di Lauri, però Paul George mi sembra molto maggiore rispetto a Pascal Siakam, ecco, con tutto il rispetto per Pascalino che mi piace un sacco, quindi sì, c'è del potenziale in quelli di Los Angeles. Cosa comporta tutto questo qua? Partiamo in ordine. I Toronto Raptors perdono a Kawhi Leonard dopo una stagione, come tutti hanno pensato quando è stata fatta la trade con DeRozan. Quindi, si può dire che Toronto ha perso quella trade? Mi viene a dir di no. È vero, l'hai perso a zero e adesso ti sei un po' fregato perché devi sperare che Siakam faccia la stagione da All-Star il prossimo anno, però hai vinto il titolo. Cioè, hai vinto il titolo e allora... cazzo se ne frega, affanculo che vada pure, grazie di tutto, chiavi della città, chiavi del Canada, facciamo le banconote con la faccia di Kawhi, che vada pure e io intanto mi sono beccato proprio a casa un titolo. Quindi non mi sento di dire che i Toronto Raptors abbiano perso nessun tipo di trade in quel caso con DeRozan. Abbiamo poi un altro effetto collaterale, quello dei Lakers, che hanno aspettato tanto questo Kawhi Leonard, evidentemente erano molto sicuri di sé, e l'abbiamo presa nel bucio. Certo, abbiamo da tifoso Lakers, abbiamo preso AD, quindi non ci lamentiamo, però adesso siamo un po' in difficoltà per completare il roster perché tutti quelli buoni sono già andati. Hanno preso Danny Green, che alla fin fine si è convinto a dividersi da Kawhi, evidentemente convinto dai 15 milioni all'anno che gli hanno dato i Lakers, porca vacca. E quindi adesso è da un po' da arrangiarsi con quello che si trova in giro per la Lega, con quello che riesce a tirare su LeBron. Certo, LeBron AD basta per fare una buonissima stagione. E poi playoff e titolo, vedremo, non lo so, speriamo in Kuzma, no? Speriamo in Kuzma All-Star e allora lì Big Free già in casa e si viaggia alla grande allora. La terza conseguenza, forse quella più incredibile di tutti e di tutte, è Oklahoma City che fa una scelta... Russell Westbrook, lo tradiamo? Se ne vuole andare? Sta lì a perdere? Che fa Russell Westbrook? Già voci lo danno a Los Angeles Lakers, ma non è così semplice perché i Lakers non hanno niente da dare, quindi la vedo abbastanza impossibile. E adesso gli hanno dato via, ok, no, Gallinari, Shai, giocatori molto interessanti, mancava un playmaker un po' a OKC, diciamo, magari per provare a far giocare Westbrook da guardia, Gallinari da 4, Steven Adams, ci butti, che ne so, Andre Robertson, prendi un 3, qualsiasi, di Alba, cazzo ne so, qualcuno, un tiratore, possibilmente, comunque una buona squadra, per l'amor di Dio, però io non penso che sia molto contento Westbrook di questa mossa. Che sia la volta buona che Westbrook viene tradato? Se volete il mio parere, sì. Magari non quest'anno, magari la prossima estate. Ma secondo me, sì. Se posso dirvi la mia, sì. Per quanto lui ha giurato amore eterno, ok, sì. Potrebbe essere la volta buona questa qui. E cosa stavo dicendo? Un'altra conseguenza, insomma, è anche il Gallo. Visto che siamo in Italia, parliamo anche del Gallo, uno dei pochi italiani che ci sono in NBA, che cambia casa ancora una volta. Era chiaro che se fosse arrivato Cavaliera lui avrebbe dovuto sloggiare visto quel contratto abnorme che ha, felice per lui che si becca 20 milioni all'anno, per l'amor di Dio, però sono tantini per un giocatore del genere, più che altro perché è spesso infortunato, quasi mai ti gioca 80 partite in un anno per poi magari darti tanto in campo, non dico di no, però ecco, non so quanto valgano quei 20 milioni che finiscono a Oklahoma City. Io credo che non finirà l'anno a OKC Gallo, non lo so, non, sta cosa di Oklahoma City veramente sono nel... non lo so, non so veramente come è. Secondo me terranno Alexander, cercheranno di dar via il Gallo per liberare un po' di spazio salariale perché già erano intasati prima, ok che Paul George prendeva il massimo salariale, però insomma... boh, adesso hanno preso, insomma, ai Clippers 4 anni di Kawhi, 4 anni di Paul George, cosa possono fare assieme? Possono vincere il titolo? Guarda, dopo che Kawhi l'ha vinto con Toronto, dico assolutamente sì.
Altre conseguenze non me ne vengono in mente adesso, queste principali sono queste qui. Sarà una stagione NBA veramente, veramente bella. Mi verrà da ridere a fare il pronostico che facciamo sempre col Fura e col Trevor all'inizio anno, perché penso prenderemo dei pesci in faccia poi rivedendolo a fine anno, che sarà da ridere, perché è veramente difficile inventarsi queste nuove coppie, LeBron AD, Kawhi Paul George, KD Kyrie. Julius Randle, Tyus Gibson a New York, dai, tutte queste cose qua. Quindi, porca boia, tra l'altro i Knicks hanno cancellato il meeting con Kawhi Leonard, per tenere quello con KD e Kyrie, perché erano sicuri di prenderlo, poi non hanno offerto il massimo salariale a KD e quindi Kyrie non è venuto di conseguenza. Sì, e niente, è cambiata totalmente l'NBA, ma proprio da così a così. Io chiaramente voglio sapere la vostra, spero di riuscire a caricarvi questo video il prima possibile, quindi commenti, mi piace, voglio sapere la vostra, se avete il coraggio di fare un pronostico su chi vince l'NBA siete i benvenuti. E da questo video al mare è tutto, direi che domani ricomincia la programmazione normale, ma il GM arriva, scalerà di un attimino, visto che sono via e visto questo video extra che non doveva esserci. Io l'avevo detto su Instagram che Kawhi avrebbe deciso non appena io avrei alzato la borsa per venire al mare, un attimo dopo ha deciso ed è stato più o meno così. Detto ciò, bella. Mannaggia i Lakers che non abbiamo preso nessuno manco quest'anno. Dai, yeah.